Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Chorus. Andiamo subito nei settaggi. Allora, audio, abbassiamo il volume dell'audio, lo mettiamo a 30. Ok, visual epic, va benissimo. Poi vedremo se ci sono problemi oppure no. E direi controlli. Input device controller. Ma mouse and keyboard. Vabbè, break, vedremo. Adesso sono in mouse and keyboard. Large, baffle, stick. Accessibilità, linguaggio. Lingua, vediamo se c'è. Attenzione, signori, abbiamo il gioco in italiano. Quindi, bando alle ciance, esc e andiamo subito a giocare una nuova partita. Tipo di altoparlante? Sì, beh, c'ho le cuffie, però va benissimo. Vai! Ah, potevi cambiarlo anche da lì. Va benissimo, vai! I'm Nara. I wanted peace and safety for people. I wanted Chorus. Eternal harmony for everyone. Taught by the great prophet himself, I saw him as the father I never had. He was kind, a healer helping the sick, and a true guiding light for us all. I became his best pilot. His executioner. My talents and those of other elders were revealed. He taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime. A rebellious world refused the harmonious doctrine of Chorus. An order was given, one which every elder must follow, even if they disagreed. Destroy that planet, Nara. I hesitated. You can refuse, Elder. But I didn't. I gathered all my anger. And billions died. I heard them scream. That day I left the circle. Turned my ship towards the rift, ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in Chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Time to test that access code. Transmitting. Now. You only have a few seconds to get inside before the security system re-engages. Good hunting. I'm a force in the shadows. Doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Check.
Just bring yourself back. Whoa. There's some Neju power cells for the end. Okay. No. The crew. They never had a chance. Okay. A raid. Someone sold them out to the cult. They massacred everyone. Left stick, ok, ci siamo. Premi RS per... Ok, va bene. Ok. Cos'è sta roba? Boom! Ok. Andiamo più veloci, va? E cosa... Dopo che ho preso il rituale della percezione, che faccio? La prendo. Ah, mi stavo ammazzando così, io. Quindi posso prendere anche quello? Non ho capito, però, una cosa. Per usare il rituale occorre regia la barra piena, sicuramente. Ok. Ah, schiva in automatica. Ah, ok, si addrizza. Oh, che brutto il comando. Va bene. E qua è chiuso? Dove devo andare? Devo raccogliere le energie 4. Ne ho raccolte. 3 ne ho raccolte. Me ne serve un quarto. Vai, vai. Corri. RT, RB, RQ. No, non funziona. Vabbè. Ma ci passo vicino alla raccoglie oppure devo fare per forza queste evoluzioni? Sì, lo so. Devo... scusate. Scusate. Non si può... sì, va bene. Ok, rituali, missioni... Non c'è opzioni. Y, ecco. Dato che stiamo giocando col joypad... accelerazione mira, vibrazione... Non c'è l'inversione. Comandi... Inverti asse Y. Grazie. Ma l'ha fatto? Sì. Oh, adesso sì. Adesso sì che ci siamo. Vai. Sono passato al joypad, non più a tastiera e mouse. Vediamo un po'. Sembrerebbe meglio. Giocare a un gioco così. Sì, per forza. C'è un po' la sensibilità un po' alta. E continua a fare sempre. Che cos'è quel coso? Torretta. Per abbandonare. Perché abbandonare? No. Lo devo distruggere? Praticamente. Ok. RT per sparare, ma mi sa che passerò subito alla modalità mouse e tastiera, perché fa troppi schiribolli. Vabbè, ci sono andato addosso. Sì, ci sono andato addosso. Voglio andare lì. No. Raccoglici l'energia. Questa, una. E il power field è questo. Non ci posso entrare qua. Allora, percezione, power feed, cammina, arriva lì e va là. Ma non è qua? Percezione! Ah, là sopra. Crediti. Might buy me a nice upgrade at the enclave. C'è un problema. Che le evoluzioni che fa sono fiche, ma devastano un po'. Come ci vado là dentro? Madonna, ma che casino.
Eh no, sbatto. Forse devo entrare in questi buchi. No, non sono buchi questi. Però sono gli unici gialli. Allora, fammi capire. Ah, aspetta, aspetta, qua c'è una cosa. No, no. No, è tutto asset questo. Allora, cioè, sicuramente voi l'avete già capito come fare, io no. Qui c'è un coso, lì c'è un coso, e lì c'è un coso, è tutto collegato lì. Però anche lì c'è un tubo. Ho capito, adesso ho capito cos'è. Però per, come faccio? Ah, si sposta così laterale. Aspetta. Io ho preso questa cella di energia, che era qua. Adesso vorrei prendere anche quella, che è dall'altra parte. Ho capito. E come faccio ad andare di là? Da qua forse. Adoo. Non è colpa mia. È un po'. Devo forse diminuire la sensibilità. Però a volte è inguidabile. Ok. Abbiamo buttato giù qualche sistema. Qua si può uscire, no? C'è uno spazio enorme. Sicuramente non c'è niente, infatti. Allora. Lockdown lifted. You're amazing. Ok. Thank you, Sav. Ce l'abbiamo fatta. Vai. No. Ho raccolto, recupera il relitto Artok. Ma un, ah, è dall'altra parte. Addrizzati. Andiamo. Vediamo se tastiera, scusa. Ma forse. Ok, sto provando mouse e tastiera per vedere com'è. Su! Destra! No, ok, però scusate, è stato il cambio dal mouse e tastiera al joypad. Non so perché ha virato così, però va bene. Scansiona, magari troviamo qualcosa, no? Oh, finally! Fermi tutti. Fatemi vedere. No, ma perché fai sempre sta evoluzione? Vira normale senza. No, non sono ok, perché continua a fare sta evoluzione. È un po' brutta. Continua a fare sta evoluzione. Quando gira a sinistra fa rotola. LT per dare un impulso. Ah, questo, ok. Ah, così andiamo più veloci. Ok. Vabbè, alla fin fine devo raccogliere ste cose. Ok. No, non c'è un sistema di targeting. Cioè, fino adesso io non l'ho trovato. Andando prendo questa. Dov'è l'altra palla di energia? No. Cos'è successo? Mi nascondo qua dietro, vediamo un attimo dove sono i cosi rossi. Quello è vicino. Aspetta. Livello 2 di Gatling. Ottimo. Sav, all power cells collected. They're all dead.
Their blood is not on your hands. Ho capito, ho scaricato mezzo caricatore. Ecco. Ancora ce n'è. Avrò un rage bassissimo. Ancora. Non c'è un sistema di targeting più figo? No, eh. Ok. E là dentro? Ah, c'è un qualcosa. Qua c'è qualcosa di nascosto. Andiamo qua dentro, vediamo. Ma forse da dove sono venuto? Sa di sì. Sì. Vai! Busta! Cos'è sto robo? Vado! Ok. Ah, la finestra è la stessa, va bene. Che cos'è? Fermi tutti! Per schivare i proiettili in arrivo premi LT. Ah, per recuperare! Ah! Heavy contact. Engaging boost. Vabbè, ho schivato. I have company, Sav. Pirate crows. Get out of there. Drop the cargo if you must. Ma che abbandono il... Ma sei pazzo che abbandono il coso io? Ok, scavenger. Hand over your cargo and maybe we'll let you go. Ma sei pazzo che abbandono. Comunque è meglio con mouse e tastiera, secondo me. Dobbiamo cercare di metterci lì davanti, se capiamo. Fra poco morirò, lo so. Dov'è? Eccolo là. Raccolgo. Vorrei ucciderli. Non so com'è. Eccolo là. Fermi. Poco Giuda. Sono morta. Ricomincia l'ultimo check-in. Ok. Proviamo mouse e tastiera, eh. Tanti sarà lo shift. Ecco. Ah, ok. Ma se tastiere fa questa cosa qua, va bene. Come, che qual è il tasto per fare qua? Mi ricordo. Aspetta. Impostazioni. Comandi. Cosa c'ha? VSD rallenta con la S. Schiva con la D. Schiva a sinistra. Va bene. Impulso. Contro. Motore sabluce. Fuoco. Trance da drift. Che vuol dire trance da drift? Va bene. Laser, lanciamissimi, rituale della percezione con la E. Interagisci con la E. Quindi, in teoria, se facciamo così... Ok. Per schivare un proiettile. Shift. Praticamente devo fare così, ok. Ok, è un po' olioso, però forse vediamo se ce la facciamo. The cargo if you must. Ma come faccio a abbandonare il cargo? Cioè, metto drop the cargo, ma come faccio? Madonna. Okay, scavenger. Hand over your cargo and maybe we'll let you go. No, no, no. Non sanno le tue informazioni. Moriremo. Occo Giuda che botta. Li ho persi, eh. Non c'ho un radar, però, comunque. Fem. Fuori uno.
Cos'è questo coso? Io lo prendo. Preso. Presi i crediti. Dov'è? Dove sono? Eccoli là. Una è di qua. T'ho beccato. Eccoli qua. Dai, dai, che stai per morire. Dove sei? Fuori due. Rest in peace. Yeah. I'm in the clear. They're dead now. It was their choice. I didn't want them to follow me to the enclave. Understood. It was the right call. Che succede? Dove devo andare? Sì, comunque mouse e tastiera molto meglio. Più che altro per il target, che puoi fare questa roba qua. Ok, questi sono i ricordi. Ah, ce n'è un altro. C'è un qualcosa qua. Ma forse questo già l'abbiamo preso. Vediamo. Ah, no. Poi ce n'è uno qua. Non l'ho capito, è qua dentro? Ma qua dentro è la roba vecchia. Aspetta. No. Peccato. Va bene, proseguiamo. Ok, praticamente sinistra e destra fa sta piroletta. Lui vuole che fate così. Piro piro. Occo. Qualcosa lì. Ah. Sir, the cargo is secured and all power cells stable. I'm heading back to the enclave. Signori, siamo fuori. Ah, il control motore luce. Sublight drive still works. Cos'è quel coso lì? No, ferm, 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 ferm. All these years. Cos'è questo qua? Ti uccido. No. And the way you fight, precise, deadly. Avviamo il motore luce, va? Lo possiamo pilotare quando siamo in modalità fava luce. You're expecting trouble. Just come over. Ok. Occo. Raggiungi l'enclave. Ho capito, dov'è l'autoclave? Cioè, questo è un cargo. Mi sono perso. Sarà quello, boh. Un attimo, impostazioni. Cos'è quel comando lì? Rituale sconosciuto, rituale della percezione, ausiliario, C. Trance da dritto. Forse tasto destro per riportare la navicella. Sì, per riportare la navicella da dritta e trance da shift. Ah, ma è là sotto. Andiamo in control shift tutto. Oh. Cosa vuole questo? Per far parlare. Sto parlando, It's a quick delivery, but I'd feel safer if someone like you could watch my back and handle things. Sounds like trouble. I'll pay you. Aiuta, certo. All right. Mi paga. Sandwich outpost. It's not that far. Non è tanto lontano, quindi credo che dobbiamo seguirla. Però già l'ho persa. Ah, ecco. Ma la rotella del mouse non fa niente. Didn't you work at the enclave? Ma ci possiamo appoggiare a lei, no? Ero? Well, I still owe Sav. I've got my own workshop now. Business is good, but I lost some credits. Ah, the damn game was rigged. And now you owe the pirates. I'll pay them right after this delivery. I see.
while piling up new debts. Non capisco perché ogni tanto parla così sussurrante, però va bene. Adesso lei qui seguirà quel binario lì sicuramente. È più veloce di me, oh. Allora, mettiamoci un po' davanti, va? Accanto, mettiamoci accanto. Andiamo, andiamo. Ti scorto io tanti adesso arrivano i cattivi. Dove sono? Troppo, troppo. Ehi, 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 eccoli là. È Liro. Vabbè, è lontano. I just need to... That story is growing old. Hey now, or... Nara, can you maybe... Ignora la richiesta! Non posso pagarti. Lo uccido io. I'll handle this. Really? Sì, sì, sì. È morto. No, oh, ce ne sono altri. Figo. Mi piace questa cosa. Aspetta che devo riprendermi un po' di scudo. Aia! Dov'è l'altro? Dove sei? Coraggio, fatti ammazzare. All pirates burned. Thanks, Nara. You owe me. Prego. Now. Of course. My cargo still at the enclave. It's yours. Follow me. Do aspetta, follow me un cavolo, dove sei? Qua. Ah, eccoti. Ero già qua. Perfetto. Ambientazione figa, eh. Mi piace perché ci sono tante navicelle, tanti posti, tante cose. E devo dire che... Porta all'accelerazione. Devo dire che l'ambiente è vivo, eh. Orco! Che figata! Questa è l'autostrada. Così ci sbatto da sopra, però, tipo... We made it. Here, take this. Lyron. Oh, you won't need it anymore. Grazie. If I repay Sav, I might get my old job back. Maybe. If he decides to trust you. Station service, sicuramente dobbiamo entrare qua. Poi alla Elite Dangerous. You called it my home, Sav. Maybe one day. Sta facendo tutto da solo? Sav, I'm coming in. Your new power cells are all safe. Ah, ok. Security team fa tutto così. Here. What's the real story? Why those energy cells, Sav? We've had a lot more refugees lately. Things are shaking up back in cult space. You're preparing for a cult attack? Could be nothing. Keep this between us. Acquistare. Ok, beh, sappiamo cosa sono gli hangar. Dai, struttura nave. Frammento di scafo. Frammento di scudo. L'enclave crediti. Prossimo upgrade grado, successivo 25. Non so cosa siano. Questo è 0. Frammento di scavo. Oggetto comune, un blocco di materiale. Ok. Questo cosa sono? Progressi upgrade. Frammento di scudo. Ah. E questo è lo frammento dello scavo. Io posso fare 0. Esatto. Sono questi gli aggiornamenti? Però non so cosa facciano. Un oggetto comune composto dalla nave per produrre fasciame dello scafo e migliorare la struttura. Quindi già l'ho fatto. Progressi upgrade 1-1. Ce l'ho 1200? Non c'ho 1200, però c'ho 400. Ok, quindi posso andare qua. Lo clicco. Vabbè, non l'ho capito, però va bene. Acquista. Invio. Ma già l'ho fatto.
Non ho ben capito sta cosa qua. Vabbè, della struttura della nave. Artiglio. Ah, Gatling. Ok, equipaggiato. Artiglio feroce. Poi abbiamo slot 1, modifiche. Possiamo aggiungere i deflettori. Tipo gli stop. No, ok. Protocollo automazione, algoritmo predittivo, protocollo, conduttori termici e tutta roba. Mi ho speso tutto e quindi non si può fare. Cambia ordinamento in grado descende, acquista. Ok, questi sono tutti quello che potete fare qua dentro, nella vostra. Beh, bene signori, navighiamo. Ah, in via naviga. E poi esce dall'hangar? No. Bene signori, io direi che potremmo chiudere il gameplay qui. Penso che abbiate capito molto di più da questo videogioco. Uscire dal gaming, sì, dall'hangar. Vediamoci un po' l'uscita dall'hangar. Non vorrei spoilerarvi molto su questo videogame, perché è ricco di storia da quello che ho capito. E vedete, vuole il comando per uscire. Dobbiamo andare a recuperare il cargo. It involves a missing ship. She'll tell you more when you get there. All right. Ok. Menu principale e torna al menu. Quindi chiudiamo qui. Se vi è piaciuto e se volete supportare questo canale basta un like o un commento, e se vi va iscrivetevi, l'iscrizione è sempre ben gradita per potermi consentire e farmi capire se vi piacciono queste tipologie di giochi e questo concept di preview dei videogiochi, perché questa è una preview, ovvero io non ho mai giocato prima questo gioco, non lascerò nessun commento, ho sbattuto pure la mano sul microfono, non lascerò nessun commento, nessun feedback sul gioco, perché lascio a voi decidere se vi piace oppure no. Vi lascio però il link di Steam in descrizione. Come sempre, siete mitici, alla prossima. Bye bye!